Prego, prego, prego. Ho appena fatto colazione e la mia mattinata tipo comincia con una bella marcia a Villa Borghese. Oh, mica così, sono atleta, Barbara, mi vado a cambiare e arrivo gagliardo proprio come un atleta. Vedrai che figo. Ma Barbara, dimmi che non c'ho un fisicaccio, dai. Persino Giorgio. Sono un bel ragazzo. No, tutti zitti. Quale gruppo? Adoro queste stelle. È troppo forte, ti voglio troppo bene. Troppo bene. C'è Buffalo Bill, uno dei miei mendicanti di riferimento. Come andiamo? Bene. Ha fatto una buona colazione? Sì, sì. Buongiorno, illustre poeta. Non le ho mai raccontato il vero motivo per il quale non parlo il tedesco. Allora, trovo una meravigliosa professoressa di tedesco che dava lezioni private a casa sua. Un brutto giorno il marito è tornato all'improvviso a casa e mi ha beccato a letto con la moglie. Ci ho preso tante di quelle botte. A Barbara te giuro che ancora dopo 40, 50 anni, non mi ricordo, sto ancora a piangere. Allora, qui sono a colloquio con un altro mio grande amico, Lindo il Sol de Roma, Garcilaso. A tamagnana. Come andiamo oggi, grande poeta? How are you? Nice to meet you. I have not lived in vain. I have lived, but not in vain. Always my compliment, Byron. Mi siedo qua al bar del cinema a rifocillarmi, poi prima del pranzo mangio e ti devo rivelare un segreto. Se non faccio una pennica di almeno un'ora e mezzo, sono un uomo morto per tutta la settimana. Ti ho rivelato un segreto, però non lo dire. Ciao. Sentite giurato alle prese con i nomi dei giornali. E sul Messaggero. Alfonso Tagina è reato non educare. Alfonso Tagina è reato. Dedica quasi tutta l'apertura della prima pagina. Vediamo la copertina di Paronama. Paronama! Dai Luca, correggiti! Panoramo. No, non c'è speranza. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata, buon inizio di fine, buon inizio di settimana, che di fine settimana. Sveglia, uno piacere, il grande piacere ospite di avere ospite. Stasera è venerdì, domani è sabato, poi domenica. Oggi è sabato. La pasta è rigorosamente al luogo, quella fredda. Parlando di pasta, gli si è impastata la linguina, ma le vie di giurato sono infinite e passiamo dalla cucina alla medicina. Parliamo del professore fuori dalla sala operatoria. Chiedo scudo. E ora sotto col cinema. Le storie del Westerner. Sentite cosa dice di Alida Valli nel film Senso di Luchino Visconti. Ha dato, a mio giudizio, il meglio di me stessa. Secondo te Alida Valli in questo film ha dato il meglio ispirandosi all'attrice Luchina Giuratina? E di grandi film che fanno ridere e che fanno tantissimi incanzi. Giorgio. Il cane si chiama Giorgio? Sì, si chiama Giorgio. No, il cane non si chiama Giorgio. Io mi chiamo Giorgio, lui Lampino. Lui Lampino? Sì. E lei Giorgio, avevo capito il contrario. In bocca al lupo per il vostro libro a questo punto. Cos'è che ha detto? In bocca al lupo per il vostro libro a questo punto. Ma nome, in bocca al lupo! Giurato ha in mano una penna sfera e fate attenzione, in un collegamento telefonico con Damasco, Luca usa la penna come un microfono. Andiamo a Damasco dove ci dovrebbe essere il nostro amico inviato speciale del Corriere della Sera, Antonio Ferrari, che saluta. Luca è una penna, non un microfono. Antonio, mi senti? Tutto giusto, tutto legittimo, tutto giusto, tutto legittimo. E gran finale sia, sentite come il Supremo chiama il muro di Berlino. Prima della caduta del muro di Merlino, non so. Sembra incredibile, ma ha detto muro di
Merlino. Prima della caduta del muro di Merlino. A parafoco, a parafoco. Io ti... che sa sempre quello che dice, sa anche il programma che conduce, come si intitola. Ambasciatore, buongiorno dal suo amico Luca Giurato, sì? E da tutta una mattina, mi sente ambasciatore? Tutta una mattina il programma. Sarebbe uno mattina, ma però ho detto un mucchio di fesserie. Subito la parola alla mia cara collega Roberta Simona. Sì, la tua cara collega, caro Giurato. La nostra rassegna stanca. Stanca, perché in effetti è stampa, ma anche stanca. Ma attenzione, uno dei grandi quesiti dell'umanità. Che si può fare per scorreggiare? Tante cose. Sia Rita Levi e Montalcini. No, è Montalcini, è un premio Nobel. Una volta si può, dai. Ancora tanti anni alla signora Montalcini. Io vorrei che lei si definisse davanti ai nostri telespettatori e telespettatrici. Telespettatrici, certo. Perché per vedere sto programma... Giusto. Ghiacce della carezza. Ghiacce della carezza. La carezza della sera. Anche tu. Non sarò certamente io a esimermi. Beh, no, certo. Esimermi, no. Chi potrebbe esimermi? Sì. Oltre alla New Economy. New Economy, non la New Economy. Questo è uno dei semafori verdissimi. Ah, che se lo dici tu. Lo dico col massimo rispetto per le opinioni di nessuno. Ma un bel concetto questo. Scusa, meno male che le rispetta. L'osservatore Romagina. Romagina? Romagina. Perché ha detto Romagina? Dove lo fanno? Il giornale di Milano titola le manovre di Scalfalo per restare su Colle. Neanche il nome del presidente. Di Milano. La Lazio lancia la volata a Sculetto. Sapete, è andata via in derapata. Ma l'idea che possa essere più bravo Vianello che quella che c'era l'anno scorso e Fazio della Castà non sfiora nessuno. Ma cosa sta dicendo? Che possa essere nessuno lo capisce di Sanremo. L'italiano non lo sa, ma l'inglese lo sa benissimo. Sergio Zavoli, c'era una volta la prima repubblica, sì. Once upon a time in America. Certo, once upon a time. Una cosa oggi, una delle tante che non capisco nella vita. Sì. Non ho capito, è vero? L'ha detto lui, eh? Sempre in onda, lui non capisce. Non sapeva di essere in onda, certo. Perché per lui non c'è nessuna differenza. Luca Giurato ha perso a scacchi con il suo computer. Oh. Spento. Durante un viaggio in Cina, Luca Giurato è stato fotografato dai panda. Luca Giurato può riprodursi in un modo solo, fotocopiandosi. Prima di vedere Luca Giurato in TV, l'urlo di Munch sorrideva. Geniale, complimenti. Una volta Luca Giurato è stato invitato alla prima della Scala. Si è presentato in shorts e scarpe da ginnastica. Pensava fosse una lezione di step. I programmi di Luca Giurato non hanno un indice di gradimento, hanno un mignolo. Luca Giurato ha un anello di metallo sul volto. Non è un piercing, è la sicura della bocca. Luca Giurato è notoriamente dislessico. Per questo motivo, quando partecipa alla ruota della fortuna, non compra le vocali, le noleggia. Luca Giurato è convinto che le pillole di Viagra siano i confetti del matrimonio fra due puffi. Sono veramente onorato e felicissimo di presentare questa cosa che dici tu, ma permettimi prima di dirti quanto, caro Pioppo Baudo, ti stimo. Ti stimo tantissimo, ma sai quanto ti stimo? Sai che sono un tuo grandissimo estintore. Mi avete chiamato, giurato, che... non potevo mancare. Ma vedo anche la bellissima principessa Stefanie di Monaco. Complimenti a lei e a tutti i suoi mariti. Uno un giorno o l'altro li riuniamo, facciamo una bella cena sociale al Palazzo dello Sport. Complimenti. Benissimo, caro Pippo Baudo, conquistiamo proprio il centro. Sì, sì. Complimenti, farai un festival di Sanremo eccezionale. Sì. All'insegna del rinnovamento con... Achille Togliani, Natalino Otto, Claudio Villa, complimenti Pippo! Così, Ma sono tutti morti! Meglio così. Ecco, c'è qual quadra che non cosa. Che vuol dire? È una cosa che hai detto tu. Ah, c'è qual quadra che non cosa, sì. Ah, non sai di averlo detto? Vabbè, ma no, non me lo ricordo, però se c'è la foto mia va benissimo. Vediamo l'altro meme, per favore. Cosa c'è scritto? Arriva in edicola, sutto tu di... Io non ho capito niente, che c'è scritto? È la tua biografia, invece di tutto su di me...